Ciao a tutti, oggi prepareremo lo strudel di mele. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono uova, acqua, farina di tipo 00, sale, olio di semi, burro, per il ripieno mele, renette tagliate a fette, scorza e succo di un limone, rum, uva sultanina, pinoli, zucchero di canna, cannella, pangrattato, burro, tuorlo d'uovo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina, le uova, l'acqua, il pizzico di sale e l'olio di semi. E facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 6. Trasferiamo in una ciotola unta con dell'olio e lasciamo riposare per un'ora. Dopo aver lavato e asciugato bene il boccale, mettiamo all'interno del boccale lo zucchero, la cannella e la scorza di limone. E facciamo polverizzare il tutto per 20 secondi a velocità 10. Lasciamo macerare il composto per almeno 20 minuti. Mettiamo adesso all'interno del boccale il pangrattato e il burro e lo facciamo tostare per 5 minuti, 100 gradi. Velocità 1. Il pangrattato è pronto, mettiamo da parte in una ciotola e lasciamo intiepidire. Abbiamo ripreso il nostro impasto, l'abbiamo posizionato su un piano di lavoro infarinato. Adesso prendiamo il mattarello, infariniamolo anche quello. Iniziamo a stenderlo in una sfoglia molto sottile. Adesso, dopo averla stesa bene in una sfoglia proprio sottilissima, come vedete molto sottile, spennelliamola col burro fuso. La spennelleremo bene col burro fuso, lasciando 3 cm per ogni lato. Dopo aver spennellato tutta la nostra sfoglia, adesso spolverizziamo col pangrattato che abbiamo tostato. E adesso verseremo il nostro composto di mele che abbiamo sgocciolato. A questo punto chiudiamo prima i laterali del nostro strudel, aiutandoci con la carta da forno. E adesso arrotoliamo pian piano lo strudel, aiutandoci con la carta da forno. Chiudendo bene il bordo. Lo strudel in una teglia per forno. Spennelliamo adesso con il tuorlo d'uovo. Lasciamolo in forno preriscaldato a 180 gradi per 30-40 minuti. Lo strudel è cotto. Lasciamolo intiepidire prima di servirlo.
strudel di mele. Grazie e alla prossima ricetta!